Da strumento usato dai festaroli con la fine della costruzione della Basilica di San Pietro a Roma ad importante mezzo di soccorso usato dai vigili del fuoco, oggi non più. È stata la Scala Romana la protagonista dei festeggiamenti per i 150 anni dei vigili del fuoco ad Arezzo, prima al Prato di fronte al campanile del Duomo e alla statua di Francesco Petrarca. Poi in Piazza della Libertà per far sventolare la bandiera del comune di Arezzo e il nostro tricolore. Dagli studenti alle autorità, tutti con il naso all'insù. Potete salutare ragazzi, salutiamo i colleghi del reparto volo dei vigili del fuoco di Arezzo. Orgoglio ed emozione, questa mattinata ne ho avuto testimonianza qua, perché la partecipazione sia dei ragazzi della scuola che della cittadinanza è stata veramente intensa, affettuosa, hanno dimostrato riconoscimento e quindi per noi è veramente motivo d'orgoglio. Senta comandante, quello che abbiamo visto al Prato è un qualcosa che non si vede tutti i giorni. La Scala Romana è un'attrezzatura speciale, non più utilizzata per le attività di soccorso ma solo a scopo dimostrativo, ma anche facendola solo a scopo dimostrativo riesce a far comprendere quanta abilità sia necessaria per mettere in piedi queste operazioni, queste attività di soccorso. Dal punto di vista degli uomini e dei mezzi, come siamo messi? Dal punto di vista delle attrezzature e dei mezzi, soprattutto negli ultimi anni, le risorse sono fortemente incrementate con mezzi attuali e all'avanguardia. Per quanto riguarda le risorse umane, ancora un po' soffriamo il ricambio del turnover, però nonostante questo, con la possibilità di modulare e inviare le risorse dove più è necessario, riusciamo comunque a far fronte alle richieste di soccorso che riceviamo.